Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video che in realtà qualcuno di voi mi ha chiesto di fare e io chiaramente lo faccio perché come sapete io faccio video anche su richiesta, anzi io mi diverto a fare video su richiesta perché vorrei soddisfare un pochettino le richieste di tutti. Allora, mi avete chiesto praticamente perché non fai un video in cui parli della città in cui vivi. Io vivo a Chieti. Chiaramente, questo è un video che più che altro faccio per i turisti, per persone che magari vogliono venire da fuori, vogliono visitare Chieti, però non sanno cosa vedere, perché giustamente non la conoscono, quindi non sanno cosa vedere. Allora, quello che posso dire è che Chieti è una città, non è una grande città, è una piccola città, però è pur sempre una città. Allora, le cose da vedere sono la villa. La villa praticamente è detta anche, diciamo, il luogo degli innamorati, perché in villa ci vanno tutte le coppiette di solito. È bello per le varie fontane, poi ci sta pure un laghetto, ci stanno le tartarughe. Non so se ci stanno ancora i pesci, però è meraviglioso, veramente meraviglioso. Poi la villa è grande, c'è una parte della villa che praticamente sta, come si dice, messa in pian terreno, come faccio a spiegare, non lo so. Poi ci sta un'altra parte che sta praticamente su, e per arrivarci si devono salire degli scalini. Se volete la confusione vi consiglio di rimanere giù, perché giù c'è sempre un sacco di gente. Se invece volete un po' di tranquillità, vi consiglio di andare al piano di sopra, che tra l'altro ci sono delle panchine molto belle, praticamente fatte tipo a cerchio, con in mezzo un tavolino rotondo, ideale magari se volete fare un pranzo o una cena e non volete andare nei locali. Detto questo, chiaramente in villa c'è anche un museo, anzi ce ne sono due di musei se non sbaglio. Non so spiegarvi di preciso dove stanno. Uno si trova tipo, diciamo, dove stanno queste panchine che vi dicevo. Lì dovreste riuscire a vedere questo museo che è gigantesco, veramente gigantesco, ragazzi. Io ci sono stata a visitarlo, veramente rischi di perderti, ma può darsi pure che sono io che esagero, perché ognuno la vede a modo suo. D'altra parte, un altro museo sta praticamente lungo la strada per raggiungere la villa, però non so se riesco a spiegarvelo dove si trova di preciso. Oltre la villa ci abbiamo chiaramente il corso di Chieti, che praticamente il corso di Chieti è la strada che bisogna fare per forza per raggiungere la villa. Se andate per il corso di Chieti, praticamente vedete una serie di bancarelle, poi ci stanno una serie di negozi, ci stanno anche, mi sembra che ci dovrebbe sta pure tipo una scuola superiore, se non sbaglio, non lo so. Comunque anche il corso comunque di Chieti è bello. Prima del corso ci sta un altro museo, che sarebbe lo stesso museo in cui io feci la mostra di pittura anni fa. È stato veramente emozionante fare quella mostra di pittura, però chiaramente non mi va di parlarne perché altrimenti poi il video perde di significato. Detto questo, poi che altro posso dirvi? Ma Chieti è bella, diciamo così, anche perché comunque Chieti sta in un punto in cui se si vuole andare al mare, in montagna o in campagna, ci vogliono giusto 20 minuti di macchina. Non è come per dire stai a Roma che se devi andare al mare ti devi fare 2 ore di macchina, che alla fine ci ripensi 4 volte prima di andare al mare. Invece Chieti è bella proprio perché abbiamo tutto vicino. Infatti se io mi affaccio dal balcone di casa mia, vedo il mare, la campagna e la montagna contemporaneamente. Ecco perché
Chieti è unica nel suo genere, ma del resto tutta l'Abruzzo è unico perché abbiamo un po' di tutto. Poi, una volta detto questo, che posso dire? Ci sono dei mezzi pubblici, chiaramente, se voi prendete l'uno vi porta a Chieti Scalo, che è una frazione praticamente di Chieti. A Chieti Scalo è pieno di centri commerciali, però sono centri commerciali molto costosi. Cioè, per dire, ci va la gente ricca, tra cui c'è un centro commerciale, praticamente in particolare, che entri e praticamente ci sta di tutto, c'è pure il cinema, c'è il ristorante, ci sono i negozi di vestiti, di scarpe, praticamente c'è di tutto. E in passato erano venute anche le giostre, perché questo centro commerciale c'è anche un grande parcheggio in cui si erano posizionate le giostre e io mi divertivo a farmi giretti sul trenino e sulla ruota panoramica. Detto questo, poi c'è anche il Tricalle. Il Tricalle che cos'è? Un'altra frazione di Chieti, praticamente che si trova a metà tra Chieti Alta, dove sto io, e Chieti Scalo, praticamente. Al Tricalle di solito quando è festa, perché qui da noi praticamente la festa è a maggio, vengono le giostre. Mo per 2 anni non sono venute per via di questa pandemia mondiale, sperando che si risolva più presto, però prima di questa pandemia venivano le giostre e praticamente il Tricalle è strutturato in questa maniera, cioè al centro una palestra in cui di solito si vanno ad allenare o le ginnaste oppure i giocatori di pallacanestro. E intorno c'è un grosso spiazzo in cui è possibile allenarsi, diciamo, tutti si possono allenare lì, ecco, tutti si possono allenare lì, non solo chi è iscritto in palestra, perché comunque quello è un luogo pubblico, quindi in realtà non ti possono dire niente, perché ci vanno anche i vecchietti con il cane, per dire. Non ti possono dire niente, ed è un grosso spiazzo, tant'è vero che lì, quando era festa, ci andavano una serie di giostre, tant'è vero che io dicevo sempre, ma possibile che qua è così grande che ci entrano tutte queste giostre? È possibile, però quando le giostre vanno via, il Tricalle sembra molto più piccolo. Poi chiaramente c'è da dire una cosa, che qui a Chieti è mercato, diciamo, il martedì e il venerdì, mentre invece a Chieti Scalo, anche se è una frazione di Chieti, è mercato il mercoledì e il sabato. Praticamente, però, oltre a essere, diciamo, mercato, è anche mercato quando, per esempio, è festa a maggio e fanno questo mercato lungo per il corso e vendono pure i palloncini, quelli che praticamente si gonfiano, che se non stai attento, se non te lo leghi bene al polso, devi praticamente salutarli perché se ne volano, praticamente. Io, ragazzi, non lo so se ho detto tutto di Chieti, mi auguro di sì. E quindi questo è tutto. Se volete venire a visitare questa città, almeno adesso sapete cosa vedere. A presto, ragazzi.